Bene, buonasera di nuovo cari non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalide, il keeper di questo lercio canale. Questa sera continuiamo Batman Arkham Asylum. Spero di riuscire a riessere di nuovo a posto. 29%, come abbiamo detto, non manca tantissimo, non, cioè, non dovrebbe mancare tantissimo in realtà, quindi vediamo un po'. Mancano due, tre. In teoria non potrebbe più farla questa cosa perché c'è il mantello bucato, però vabbè. Ripeto, in licenza poetica, crediamoci. Ah, ok. Cioè, no, insomma. Ah, ok, stai qua. Dove non sappiamo, no, in realtà lo sappiamo, nel 2 si capì, nel 2 lo dice, nel 2? No, lo dice nell'Arkham Knight, lei si nasconde nella torre dell'orologio di Gotham. Leggerissimo rallentamento. Raccordo principale Ora qui, telefonia. abbiamo un altro problema. Che cosa ancora? Due facce, l'enigmista, un robot gigante con la faccia di Joker. Purtroppo niente di così semplice. Sono all'incrocio principale della linea. Perché? Che cosa sta facendo? Do un'occhiata. Aiutana di Croc? No, devo andare di qua io. Oh cazzo! No. Decisamente una cosa che non avevo calcolato e previsto. Mi è venuta un po' a cazzo sta cosa, vabbè. Allora, riproviamo. O meglio, stavo andando bene in realtà. Mi sono solo un po' incartato qui. Qui. Poi qua. Un altro di sti ancora sti cosi che palle. Davvero devo fare tutto sto giro? L'acqua al Titan sembra corrosiva, ma non dovrebbe intaccare il costume. Che cosa hai scoperto? Non sono sicura che tu sia pronto a saperlo. No, ma tu provaci. Joker sta pompando le scorie provenienti dal processo di produzione di Titan nella camera.
Funge da serbatoio di stoccaggio naturale. Quando sarà pieno, l'acqua traboccherà nel fiume di gomma. In genere è una procedura sicura, ma... Ma questa volta l'acqua è piena di Titan. Come posso fermarlo? Ci sto lavorando sopra. Anche sotto. Va bene uguale. Era ora. Temevo che non lo trovassi più. Oddio, che palle ste spore. Cominciano seriamente a scassarmi la minchia. Secondo le cartine che ho sul file, ci sono tre centraline. La prima è sopra di te. Devo spegnerle. Che cosa succede cazzo. Se Titan arriva a Gotham? Sbagliato. Non arriverà a Gotham. Il fatto che non posso salire il rampino qui. Ok, e ora? Ci arrivo lì? Credo di sì. Non dovevo neanche prenderlo in teoria, visto che si era messo sopra le pareti. Mi senti? L'amore, dai. Immagino che ci sia tu lì dentro, Batman. Siediti. Beh, divertiti finché puoi. Queste cose ne faranno la tua. Ti spara per uccidere. Lo faccio sempre. Perché sennò così mi sballa tutte le cose. Quelli si muovono, eh? No, si muovono, pure troppo. Altro che se si muovono. Immagino che non vediate l'ora di uscire da lì. A sentire arrivare questo che sulla faccia. Buona fortuna! Io sto Non ho capito se si sono separati. No, non si sono separati. Sono rimasti vicini, se non pur non troppo. Siete preoccupati? Io sì. Credo di aver rovesciato la truffa sul mio costume preferito. Chi la toglie più questa macchia? Oh, ma immagino che abbiate più paura del grande Batman. Siete sani. Quelli purtroppo non si separeranno mai. Quindi devo cercare di distrarne uno almeno.
o lo stendo o lo distraggo. Che cosa succede? Riesco a vederlo da là. Non riesco proprio a inquadrarlo. Si è bloccato, non si muove più. Ah, ecco, ora si muove. Consideriamo le possibilità. Batman riuscirà a far fuori gli stagni osservati al buio della caverna? Terrorizzato. Preso! Ho detto che volevo fermare Batman! Non avete sentito? Ma come? Non avete voglia di vedere Gotham in preda al furore di un esercito di mutanti al Titan? Non è qua la centralina, sì, eccola. Livello di sicurezza 5. Una. Prima pompa è disattivata. Bene, restano le altre due. Ovviamente. Giusto per fare un po' di matematica. Allora, ci dovrebbe essere... Ma che cazzo, ma mi lasciate in pace un attimo. No. Sbagliato, questi mi confondo sempre. Conclusion. Perché non l'ha preso? No, non era questa. C'era un muro distruggibile con dietro una cronaca di Arkham. Deve essere quello, è rimasto soltanto quello là. Tornai al lavoro, ma non riuscivo a scrollarmi di dosso quell'immagine. Avrei dovuto provare repulsione, ma era più forte la voglia di capire qual era il motivo che spingeva una persona ad arrivare a quel punto. Me ne mancano parecchie comunque di cronaca di Arkham, credevo di averne presa di più. Pegato qualche altro. È qui! Mi sta pagando
figlio di Cristo, il che ammettiamolo non è troppo difficile, ma non è per questo che vi ho relegato qui sotto. Sta cercando di togliere la corrente. Non permettiamoglielo. Sarola, per guardare quello con la pistola. Dove cazzo l'hai dato il colpo? Sulle pareti! Guarda, quando fa così mi fa veramente incazzare, guarda. Oracle, la seconda pompa è disattivata. Ne manca ancora una. Sì, che ce l'ho qua davanti. La terza pompa è disattivata. Adesso torno in superficie e vado a cercare Ivy. Mettiti in contatto se hai bisogno. Allora sicuramente hai bisogno. E no, che ci stai a fare tu qui? Devo affrontare un pezzo un po' caotico. So che sei lì sotto, Batman, a rovinarmi i piani. Bene, resta dove sei. Sto per mandarvi un segno del mio disappunto. Oh, cavolo, spero che non ti faccia troppo male. Eccolo. Fatelo nero. Sono già nero. Cioè grigio e nero. Ma anche io come ho fatto a piallo. Guardate, qui stanno lì fermi, non è che si provano a spostarsi, no. Rimangono perfettamente fermi a far semenà. Cazzo, ma dove dobbiamo? Io veramente l'avevo fatto il colpo, vabbè. Fatto in tempo a fare tutte e due. Pensavo di riuscirci, invece no. Ah,
andata, non è proprio andata come avevo previsto, però vabbè. Dio, ancora, ma quanti ce ne stanno? Minchia, un esercito. Ma qua rischio seriamente di morire, eh. Se faccio degli errori rischio di morire qua. E vabbè. Queste sono le cose che non devono succedere, però. Cioè, non è possibile che... Se fa prima lui, poi è normale che mi prende, eh. Dai! E fa prima lui. Fanculo. Mi hanno massacrato, mi hanno fatto le mani come i piedi, mi hanno fatto. Giusto per complicarmi un po' la risalita in superficie. Cronaca di Arkham. Mi portarono davanti una bestia, un tipo svergognato che abbaiava come un cane rabbioso. Ho sopportato i suoi vanti per quelli che mi sono parsi giorni. Provava piacere a raccontare i suoi misfatti, a elencare le sue depravazioni. Quella che doveva essere una vendetta si trasformò in pietà. Quel povero cane aveva bisogno del mio aiuto. No, devi mettere là, devi metterlo per terra il gel. Io devo tornare ai giardini botanici. Ivy sta diventando più forte, devo fermarla subito. Credo che sia ancora nei giardini dove l'hai lasciata, ma adesso ha il controllo della situazione, finirà in una trappola. È quello che crede lei. No, è quello che effettivamente succederà. Allora. Via, oh. Che cosa credi di riuscire a fare? Sono qui. Le mie piccole conoscenze. Porca puttana, i cecchini! Non me li ricordavo i cecchini non me li ricordavo proprio. Devo dire che pensavo di vederti. I cecchini proprio non me li ricordavo. Che cosa credi di riuscire a fare? Batman. Sono ovunque.
Le mie piccole conoscono tutte le tue mosse. E loro che ne sanno? Voi quelli della tua specie siete tanto arroganti da credere di poterci distruggere. Ma fallirete. E noi diventeremo la forza più potente del pianeta. Stai solo ritardando l'inerità. Sì, me lo dicono spesso. Sta incazzato però, Non lo dico più. No, non ci arrivo. A parte che qua sono un po' incastrato, ma comunque non ci arrivo. Comunque i giardini botanici sono... Dio, me li sono persi. La direzione è giusta, però mi sono messo in un punto dove non ci capisco niente. È come se loro non mi stessero facendo soffrire, Quando lo smetterà di pensare alle sue piante? Questo sono perfettamente d'accordo. Quando avrò sistemato l'arma, verrò da te da Joker. Dici davvero? Ma questa sì che è gratitudine. Le donne, tu regali loro sostanze chimiche innovative ed eleganti costumi e guarda come ti trattano. Beh, buona fortuna. Io ho un esercito, una dose di Titan sufficiente per tutta la città e una borsa di diserbati. Come hai fatto a vedermi? Niente, però prima di entrare mi ha dovuto prendere. Cioè, su questo... Finalmente sei arrivato. Ti piace come ho sistemato questo posto? Le mie piccole stanno crescendo, Batman. Vieni a vedere. Non è un invito che vorrei accettare, ma qualcosa mi dice che non ho molte alternative. Vabbè. Non era esattamente quello che avevo in mente, però vabbè. Allora devo andare. Capirai. Devo andare dritto per dritto. Altro cibo per le mie piante. Controllare. Non voglio controllarti, voglio solo fermarti. Ti sto aspettando. Vieni qui. Normalmente non si rifiuta un invito del genere, ma in questi casi direi che potendo scegliere non credo che accetteremo, ma vabbè. Non è che abbiamo molte altre alternative. Che cosa ti trattiene, Batman? Nessuno può resistere a Poison Ivy. Mi sono premunita anche con una piccola assicurazione. Se mi succede qualcosa, loro muoiono. Non ti permetterò di distruggerlo, Batman. Ti ho detto di andare in cella. Sono stata una stupida.
Pensavo che le piante stessero soffrendo. Invece stavano crescendo. Diventavano più forti. E adesso cresceremo insieme. Sono avviato. Guarda che c'è la scorta di Batarang per tutto l'anno. Che si è fatta piamme. Cazzo, da quando comincio a farne 400 insieme? Lanci il Batarang? Secondo te? Le mie piccole banchetteranno per giorni con la tua carne. Quante volte la devo fare sta cosa? Ho bisogno di aiuto. Dove cazzo mi? Sono avviato. Non l'ho visto. Però colpisci pure lui, Thank you.
Rampino salva tutto, come sempre.